di Grosseto, a Campo Pieno. Io ho lavorato in questa scuola 9 anni, e gli ultimi 9 anni, insomma, della mia carriera scolastica, e con altri colleghi abbiamo condiviso questa esperienza, per l'appunto a cui inciso appunto con la conoscenza di Verso, del padre di Velio, e è stato molto importante. Secondo me queste sono esperienze che magari ci danno la possibilità di toccare con mano la vera, anche proprio quello che è la storia del nostro territorio, e quindi mi sembra, ecco, che da questo i ragazzi possano prendere veramente ciò che magari facendolo nelle materie normali, magari cosiddette curricolari appunto, non è possibile. Io ho sempre creduto molto che l'arte, come la musica, e quindi qualsiasi tipo, possa un pochino dare ai ragazzi, ai bambini soprattutto, delle possibilità in più. Quindi per me, ecco, il fatto di poter insegnare musica, che poi appunto è un'educazione al canto, un'educazione a un certo tipo di intonazione anche, quindi ha importanza. In questa mia ricerca ho incontrato fortunatamente Velso, e siamo riusciti a fare praticamente un triennio di lavoro insieme, e lui veniva ogni 15 giorni nelle nostre classi. Quella scuola, come anche oggi, è composta da 5 classi, 5 o 6 classi, dipende insomma dagli anni, è stata composta di scuola primaria, dalla prima alla quinta, e quindi si dividevano tutti i ragazzi, più o meno 150 ragazzi, in due gruppi, quindi lavorava un'ora e mezzo con un gruppo e un'ora e mezzo con l'altro gruppo. Dopodiché, alla fine di questo anno, insomma, di preparazione, si usciva il maggio e si cantava il maggio come i veri maggiorini, come tradizione vuole appunto, perché la tradizione del maggio è legata, come sappiamo, e è questo il nostro intervento didattico, voleva essere questo, voleva un po' farli comprendere che questo, che la festa di primavera è una festa che aveva origini molto molto antiche, e che quindi era quello che ci rimaneva proprio dal passato. E qui a maggio si usciva nel quartiere, quindi si vede il quartiere di Barbanella con i negozi, andavamo praticamente di casa in casa, e ci accoglievano, perché facevamo una sorta di coinvolgimento, no? Per quanto sia perché i genitori erano coinvolti, ma anche i negozianti, per cui c'era sempre il negoziante che portava le caramelle, quell'altro che portava, quindi è stato un po' carino. Poi invece, verso la metà di maggio, c'è sempre la rassegna in Grancia dei maggiorini, dei gruppi che fortunatamente in Maremma ancora resistono come gruppi, e qui tutti i ragazzi che volevano partecipare, con i vari cappelli che avevamo fatto a scuola, intervenivano appunto in questa esibizione, no? Che loro fanno, e vedrete ora nel video. E poi, non contenti, il primo maggio, che non si poteva rimanere a casa come tutti, oppure andare a fare il picnic, si andava a Marina. Di solito un paio d'anni l'abbiamo fatto, gli ultimi 2 anni, a Marina, nella piazza di Marina, si riunivano questi bambini e si cantava appunto il maggio. Poi appunto Velso ci ha coinvolto come maestre della scuola, ci ha coinvolto nel fare anche noi la nostra parte, e quindi ci siamo uniti al gruppo dell'Uccellina, che era appunto composto anche dalla mamma, chiaramente era una voce portante, era un soprano lei, e si girava di podere in podere, e si portava il maggio, che poi avevamo già in parte imparato a scuola, perché tutti i canti che si facevano
Verso le insegnava a me, io le riproponevo ai ragazzi, si registrava e si riproponevano via via, perché chiaramente andavano imparati, però erano scritti di suo pugno, proprio dalla mano di Verso, per cui abbiamo cantato il maggio, quello che sentiremo nel video è il maggio di Verso Abati, che come cantore popolare ha saputo comunicare in questo modo. Quindi è stato un bel lavoro non tanto da parte nostra, da parte sua, ma anche dei ragazzi che hanno comunque vissuto, ecco, l'hanno vissuto veramente il maggio, magari raccontato così diventa qualcosa di molto sterile, no? Come a volte si fa nella scuola, e invece la scuola vissuta, insomma, secondo me, per me è questa. Ora vi volevo far vedere. Questo partecipare continuamente, stare sempre lì a cantare, vai, quindi erano veramente molto molto coinvolti, e quindi c'era il lavoro sul testo, e quindi c'era il lavoro diverso, che veniva a parlarci, raccontava della campagna, raccontava delle sue esperienze, quindi insomma era qualcosa di veramente attivo, e secondo me la scuola era questa, devo dire la verità.